A tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alexis e oggi siamo qui in questo nuovo Survival Games. Siamo qui sul server turco. E niente ragazzi, facevo poi fare questo video perché volevo dire che quitto da YouTube, cambio canale perché ho problemi in questo. Il mio nuovo nickname sarà Sono Donald Trump e vi invito a passare al mio canale. Porterò Survival Games e sono anche bravissimo a fare video di qualità. E d'accordo, ragazzi, detto questo, vi invito a passare nel mio canale. Lo so, mi dispiace tanto, ma io lo faccio per voi, ragazzi. Lo faccio per voi. E d'accordo, bene, ci vediamo nel mio canale. Vaffanculo! Io voglio fare questi personaggi di merda. Sì, lo so, troll più bravo di me a fare ste cose. Grazie Telegram che rompi sempre. Dicevo, sì, troll più bravo di me a fare ste cose. Lasciatemi il tempo di migliorare, ragazzi. Non come mica, tranquilli, mica mi spammerò in giro per crescere e poi non me ne frega un cazzo la qualità del video. Bene, buona visione, ciao. Bene, bene, bene. Allora, signore e signori, questo video è dedicato a una persona molto speciale che, a cui ho dedicato la maggior parte delle ore della mia giornata un anno fa a fargli grafiche in continuazione senza guadagnarci un cazzo di niente, soltanto a causa della sua insistenza e della mia troppa bontà, ovvero il grandissimo Rufy, aka Stewie, aka Raiden, aka Finn, aka Ice qualcosa, aka Renzi, aka Trump. One eternity later. E così via, altri milioni di nomi. Allora, quello di cui voglio parlare è semplicemente quello che fa, come cresce, i video che porta e perché non dovete guardarlo, non dovete cagarvelo di striscio. E comunque, non per nulla vi invito a passare nel mio canale Telegram, nel canale Madden, dove si daranno, cioè, Madden terrà aggiornati tutto quello che farà, che dice, perché è un carattere un po'. Cioè, nel senso, mi sembra un tantinello. Cioè, pare che ci prenda un po' per il culo, un pochino, ma proprio pochino. Comunque, andiamo con ordine. Prima parliamo di questo Rufy, perché io lo chiamerò prevalentemente Rufy in questo video perché è il canale con cui ho fatto maggiormente successo. Allora, io lo conosco da circa poco più di un anno, quando si chiamava It's Fire. E semplicemente, vabbè, mi ha chiesto una collaborazione, ho accettato ovviamente perché, mio Dio, in quei tempi avevo 100 iscritti, non avevo 2200, anche se con un canale attivo ho accettato, vabbè, siamo diventati amici, eccetera. Lui iniziava a propormi grafiche anche un sacco, me ne chiedeva un sacco. Dopo un po' iniziava a rifiutare perché veramente era una rottura di palle, e nel mentre cambiava canale in continuazione cambiando tanti nickname, e otteneva sempre più visualizzazioni e iscritti di me in pochissimi video. Io all'inizio, vabbè, dicevo d'accordo, evidentemente perché avevo un buon successo. E poi dopo un po' ho scoperto anche che praticamente riuscivo a ottenere questi iscritti spammandosi nel video di altri youtuber ultra famosi. Cresceva semplicemente spammandosi in continuazione, anche dai big youtuber si spammava semplicemente, eccetera. E poi a tanti chiedeva di guardare i video. Ovviamente anche a me mi sembra ovvio. Circa un mese fa mi ero iscritto con un altro nick. Ovviamente non l'ho riconosciuto perché pensavo che fosse il classico, non dico bambino, però il classico ragazzo, che ragazzino che mi chiedeva grafiche e non aveva requisiti, perché non li aveva. All'inizio gli ho detto di no, insisteva, no, insisteva, no, insisteva, no, insisteva, no. Finalmente ha finito, non ne potevo più, accidenti. E alla fine l'ho bloccato. Ma siccome dopo mi rompevo le palle sulla chat delle live, sono stato costretto a. Non so parlare, dislessia, portami via. Sono stato costretto a sbloccarlo perché mi rompeva le palle per farlo contento. Una miniatura gliel'ho fatta. Ma sfortunatamente non ci ho guadagnato un cazzo. Sto qua mi diceva, a parte che tipo io mi ha chiesto una miniatura di scavo se io ho fatto delle Bed Wars. Però io gli ho chiesto anche, scusa, era delle Bed Wars la miniatura? Lui mi ha detto di sì. Quindi praticamente non è manco la mia colpa perché ho anche chiesto. Il punto è che ho fatto sta miniatura e non l'ha nemmeno utilizzata.
per farvi capire, non l'ho ancora utilizzata a zero assolute, quindi ho buttato tipo 40-45 minuti della mia vita nel cesso. Ma vabbè, non, oltre a me ovviamente ha chiesto grafico oppure collaborazioni altri youtuber. Bene, ora passiamo al lato che mi disgusta più di tutti di questo losco individuo. Come posso dire? La ciliegina sulla torta, eh. Sapete come si dice, ragazzi? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. In questo caso lui non ha perso proprio un cazzo di niente da prima. Quello che odio di lui è che lui dice di fare una cosa, poi non la fa. Cioè, tipo dice, faccio questo. No, non lo fa, non lo fa. Va avanti, continua tanto. Non gliene... Cioè, tipo io quando faccio le grafiche, lui mi dice, tranquillo, questo è l'ultimo canale, non lo cambio più. E poi lo cambia. E lui adesso prima non mi pare, dà la colpa a YouTube. Perché YouTube dovrebbe buttarti giù un canale? Dici una parola ogni 1000 anni, non è un commento di gente, cioè, non fa niente di così in fondo terribile per poterti, per cambiare canale in continuazione. Qua mi sono un attimino frainteso, aspettate che mi spiego meglio, semplicemente perché ho detto che non fa niente di male quando in realtà fa di male. Quello che dico è che i video che porta non sono video indicati al flame, non ha fatto niente di terribile, non dice una parolaccia ogni 2000 anni, quindi non credo che YouTube gli debba buttare giù i canali. Mi sembra una cosa strana. Pure io tipo da tempo fa avevo un sacco di account per mettermi like. Quando tipo 2-3 anni fa facevo video su YouTube e non mi cagava nessuno. Appunto quei 10 account che mi sono fatto, mica se ne sono andati. E poi il problema è che lui cambia canale fin dall'inizio. Quindi morale della favola, fin dall'inizio non gli è mai successo una cosa del genere. Infatti ho detto fino alla fine per dire ci sono troppi account, allora devo creare un nuovo canale. Se tu hai un canale attivo in cui fai video, non è che YouTube te lo butta giù. Butterà giù gli account in cui sei inattivo, semmai. Un minimo di intelligenza, cavolo. A meno che non YouTube faccia così schifo da fare una cosa del genere. In quel caso è veramente una merda. Ma comunque c'è un qualcosa che non che diciamo annulla la tua tesi. Se YouTube voleva buttarti giù il canale, uno ti avrebbe avvisato e tu dovresti dovuto mandare lo screen della mail che YouTube ti avrebbe mandato. E seconda cosa, il tuo canale tipo di Rufy è ancora attivo, ci puoi benissimo fare i video. Soltanto che tu hai voluto quittare e andare in un altro canale perché ricevi troppi insulti. Mio caro, qua basta uno che abbia un minimo di intelligenza, perché una veramente poca, per farti mandare tutto a monte. Bene, ora ritorniamo con Alexis del passato, che non sa spiegare un cazzo di niente. Quindi, morale della favoletta, secondo me, o migliora nei video e cerca di crescere, farsi un culo per crescere, oppure seriamente sto sistema veramente mi fa schifo, ma veramente schifo. Quindi io chiedo semplicemente di diffondere appunto il messaggio che Rufy non deve crescere, non cagatevelo striscio, non guardate il video, buttate giù il canale, mettetevi un sacco di dislike, ma non perché vi fa schifo, cioè per il modo in cui cerca di crescere. Cercate di fare capire che questo modo è sbagliato. Non dico adesso che ci riuscirete perché io ci ho provato e non ci sono riuscito, però almeno... di buttare giù il canale, così alla fine non esci, non ti scassa più le palle, perché scassa veramente un sacco di persone su Telegram per chiedere ehi, visto il mio canale, iscriviti, attiva la campanellina, eccetera. No. E d'accordo ragazzi, detto questo, niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Affronta le bugie e alza gli occhi al cielo, l'eternità che vola. Non mi arrenderò mai. Lo che sogno si avvererà, continuo a lottare. Sono qua, dopo tante lacrime, sono in piedi più forte. Dico addio a ciò che è. Sarò mai più, cambierò da ora in poi. Queste lacrime sono dentro me ed oggi mi fanno andare avanti. Affronta le bugie e alza gli occhi al cielo, l'eternità che vola. Non mi arrenderò mai, verrà, verrà. Il futuro che brilla ci aspetterà.